È una settimana importante come lo era quella che abbiamo passato con le tre partite ravvicinate. A me non interessano le battute, io ho la consapevolezza della fiducia del lavoro che sto facendo, quindi so benissimo la delicatezza del momento, il momento che stiamo vivendo, ma non lo vedo neanche così negativo come è stato descritto. Qualcuno diceva con lo spartito, no? Quando hai uno spartito e lavori e ripeti sempre le stesse cose, gli stessi movimenti, prima o poi arriva la consapevolezza di fare alcuni movimenti prestabiliti, no? E la ripetitività delle esercitazioni ti fa sì di avere uno spartito. Poi la differenza la fanno gli interpreti a saperlo leggere e a saperlo interpretare. All'altra domanda non rispondo perché io sinceramente non guardo al mercato, non guardo a quello che è successo, guardo a quello che sta succedendo. È un momento importante, veramente importante, e a me interessa che ci sia l'atteggiamento giusto. L'ho ripetuto altre volte, però punto il dito proprio in questa partita dove dobbiamo avere un furore agonistico, un atteggiamento che sistemi di gioco, belle giocate, non me ne frega niente. Domani dobbiamo fare i punti. Dico che il Pescara sta facendo benissimo nelle persone di Sebastiani e di De Licari a mantenere Stroppa al comando, anche perché Stroppa ha la voglia, la determinazione di stare qua. Non vedo altre situazioni diverse. Sì, credo che sia importante questo. Non fondamentale, non determinante, il campionato è lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tre partite ravvicinate, però pensiamone a una per volta. Domani è importante non perdere, è importante fare punti e avere la determinazione nel conseguirlo. L'Atalanta è una squadra ben strutturata, che si muove bene, che è determinata a conseguire il risultato, no? Quindi confermo quello che dici tu, è una squadra che rischia poco, è una squadra che non molla mai, quindi è sicuramente una partita oltremodo difficile. Quella sceneggiata dell'altro giorno, che cosa t'ha lasciato? Perché la chiamate una sceneggiata? Perché parlavi di spartito prima? Io parlo di spartito sull'aspetto del gioco. Per me non è Se stata. non Per era me, no, riuscito per in bar, me. mi aspettavo i carabinieri. Certo, sarà stata fatta anche il termine abbastanza garbato, però Sì. penso che se vengono cinque dalla tribuna o dei distinti centrali non le fanno entrare dentro. Ma a me sinceramente è dispiaciuto, perché comunque. Non lo so, ci possono essere modi magari anche diversi, no? Per parlare o per avere la possibilità di parlare. È anche vero che comunque rispetto i tifosi, quindi sono venuti in maniera serena e tranquilla a farci presente la loro attenzione. E quindi sotto questo aspetto non ne prendo atto. No, io sono d'accordo, cioè mi è dispiaciuto ma ne prendo atto. Quando dicevo tempi addietro che c'era una situazione che non capivo, probabilmente questa è la risposta a certe situazioni che poi si trascinano in maniera negativa. Perché basta. La linea è sottile, ok, adesso sembra che stiamo attraversando un momento negativo, dico sembra, ma è un momento delicato, però bastava poco perché potesse essere esaltante, non positivo, perché 3 punti in più, 3 punti in più, eravamo sesti in classifica nella parte sinistra della classifica, e allora basta poco, ma basta poco anche per perdere la testa, allora diventa fondamentale avere la capacità di essere il più razionali possibili, di vedere le cose che funzionano, non dico il bicchiere mezzo pieno, però devo analizzare più che altro la partita, vedere le cose
positive che ci sono, senza andare a guardare l'ambiente, senza andare a guardare quello che scrivete, assolutamente, o quello che dite. È fondamentale concentrarsi su quello che è il nostro lavoro. Fondamentale, sappiamo che domani è una partita fondamentale, benissimo, la dobbiamo interpretare in quel modo lì, senza tener conto di altre cose. Ecco, a proposito, Giovanni, allora dicevi prima imprescindibile il furore agonistico, Vispugnandi, chiamala come ti pare, però insomma, quale sarà l'atteggiamento dal punto di vista tattico della squadra? Io non vedo il motivo di cambiare quello che secondo me è stata anche una buona partita, quella di domenica, quindi porterò avanti quel tipo lì di discorso, non voglio stravolgere nulla. Mister, prima ha dichiarato è importante fare punti, fondamentale fare punti, più importante anche del come lo si farà, come lo si faranno, e se ha la sensazione che lei si gioca gran parte della sua avventura qua domenica oppure no? No, io sinceramente non mi sento in bilico domenica, assolutamente, poi se vedremo quello che succederà, non mi interessa, non penso a questo, ma sono consapevole di tutto quello che sta accadendo, sono pure consapevole del lavoro che ho fatto e che sto facendo, ma vado avanti per la mia strada, non mi cambia la vita, ma ve lo dico col sorriso sulle labbra, sono assolutamente concentrato su quello che deve essere la partita di domani e mi auguro che si faccia quello che si deve fare e uscire tra gli applausi domani dall'Adriatico. Ma io, se Blasi fa quello che ha fatto a Udine, sinceramente, sì, io parlo a livello di prestazione, per me Blasi domenica ha fatto una partita eccellente, sotto tutti gli aspetti, ma si vede già in allenamento, sta crescendo giorno dopo giorno, quindi sicuramente ha dato più possibilità a Quintero, perché credo che a parte la prima mezz'ora, ma nel primo tempo soprattutto, noi abbiamo attaccato di squadra, siamo stati ordinati, dava l'impressione che da un momento all'altro potessimo fare gol, probabilmente nel secondo tempo pur attaccando dopo aver subito il gol non l'abbiamo fatto in maniera ordinata perché Quintero veniva troppo basso a prendere palla, quindi non c'era la possibilità di alzare il baricentro e allo stesso modo di servire uno o due degli attaccanti dietro la linea dei centrocampisti avversari. Credo che la chiave del discorso sia soltanto lì, a prescindere dagli interpreti, però riuscire, parlavo prima di spartito, riuscire a interpretare bene la partita credo che sia fondamentale, no? Anche perché in Italia non vedo squadroni che possono metterci in difficoltà schiacciandoci nella propria area. Vedo altre partite, le occasioni si contano con il contagocce, noi nel primo tempo a Udine tre palle gol nitide e si poteva e si aveva l'impressione di poter fare gol in qualsiasi momento. Io parto da lì, parto da ok quella mezz'ora, però parto da una situazione di squadra, perché tiene il campo, soffre insieme e attacca insieme, ma non serve essere difensori per giocare in fase difensiva, no? Basta avere l'atteggiamento giusto, come quando si chiede agli attaccanti di fare la fase difensiva, non gli si chiede di marcare a uomo, non gli si chiede di seguire l'uomo, ma più che altro di avere un atteggiamento di filtro che serve alla squadra per magari indirizzare una giocata o indirizzare la squadra avversaria dove magari vuoi poi tu rubare palla. Secondo me sì. Ecco, a proposito di morale, se mi ricollego a quanto diceva Pierpaolo, sarà Colucci presumibilmente a prenderlo in consegna in fase di possesso? Dipende se saremo stretti, se saremo corti, dipende, credo che sia impossibile mantenere la squadra corta, stretta, sempre e comunque. Sia impossibile avere sempre 10 giocatori, 11 col portiere dietro la linea della palla, fare diagonali, coperture, raddoppi, eccetera, eccetera. La differenza la fa nel momento in cui magari perdi palla, avere la possibilità di fare la scelta giusta. Se Morales sarà più alto, lo prenderà Colucci, uno dei centrocampisti. Se sarà più basso, lo prenderà uno dei due centrali. No, beh, Colucci riprende, ha soltanto una settimana, poi per il resto, anche se non è stato disponibile domenica, si è sempre allenato. Terlizzi ha fatto un allenamento differenziato oggi, ma ha sentito ancora male al ginocchio, quindi non è convocabile.
per quanto riguarda la domanda, penso soltanto a questa partita, poi faremo i conti domani sera o lunedì mattina per vedere di preparare la partita col Chievo. Senti, Jonathan come sta? Jonathan stamattina aveva male perché si è riacutizzato la botta che ha preso ieri. Ieri sembrava niente, invece oggi aveva male, quindi ha saltato l'allenamento. Neanche lui. Sì, aveva una calcificazione vecchia e ha preso la botta proprio lì, adesso è da valutare oggi. Ma Jonathan credo che sia forse potenzialmente, anche per quello che stava facendo, un giocatore abbastanza completo, no? Perché comunque ha gamba, gioca negli spazi, gioca a palla al piede, non è bravissimo di testa, però può attaccare la porta. Domani magari forse è più pensabile a un giocatore con le caratteristiche di Vukosic, però non andiamo oltre perché non vi dico più niente. No, io la squadra mi sembra tranquilla, anche perché poi il confronto, seppur improvviso, non è stato negativo, cioè nessuno ha minacciato, nessuno ha alzato le mani, quindi sono stati 10 minuti, non posso dire sereni, però può anche essere non servito, cioè non mi sembra che abbia cambiato il nostro stato d'animo.